Buongiorno a tutti. Oggi dedichiamo un po' di tempo a parlare delle reazioni emotive più frequenti dei familiari di persone affette da demenza, perché chiaramente se è vero che la demenza colpisce una persona, è anche vero che l'intero sistema familiare comunque viene scombussolato da questa diagnosi, perché anche gli equilibri tra le diverse persone che fanno parte della famiglia cambieranno. Quindi la diagnosi di malattia è uno dei momenti più critici sia per il malato che per i suoi familiari, tanto da innescare delle emozioni molto simili a delle esperienze di perdita, a un vero e proprio lutto, perché si ha l'impressione che la vita come è stata fino a quel momento non ci sarà più, che ci sarà un cambiamento irreversibile. È normale quindi attraversare diverse emozioni in diversi momenti e in diverse fasi. Tra le più comuni abbiamo per esempio la negazione, quindi non è possibile, i medici hanno sbagliato, sicuramente c'è un'altra spiegazione. La negazione è una difesa normale che molti mettono in campo involontariamente di fronte a una realtà molto dolorosa. Non è semplice accettare la malattia. Così come la rabbia, perché proprio a me? È un'ingiustizia, non è possibile. Proprio adesso che eravamo arrivati alla pensione, proprio adesso che potevamo goderci la vita. Anche la rabbia è una sensazione, è un'emozione assolutamente normale da provare in queste situazioni. Così come la disperazione e l'impotenza, sentirsi smarriti, disorientati, avere l'impressione che la vita sia finita, che tutto è inutile perché la malattia comunque non si può guarire. Così come il senso di colpa. Di non poter fare abbastanza, di non riuscire a essere sempre 24 ore su 24 al fianco del malato, il senso di colpa perché a volte ci arrabbiamo anche noi, abbiamo magari dei moti e degli scatti che poi non ci piacciono. Quindi tutte queste emozioni fanno parte del panorama di situazioni e di vissuti generati proprio dalla presenza di una diagnosi di malattia, che non è semplice da accettare né per il malato né per i familiari. Cosa fare quindi? Innanzitutto darsi del tempo per elaborare, per prendere consapevolezza di come stanno davvero le cose, di come sta davvero il nostro caro, di quali sono i cambiamenti a cui andremo incontro. Serve del tempo per riuscire ad accettare una nuova situazione e soprattutto per creare dei nuovi equilibri. Accettare quindi i sentimenti che si provano, anche quelli che non vorremmo provare, come la rabbia, come la negazione, la disperazione, e non sentirsi troppo in colpa, proprio perché spesso questi sentimenti sono molto dolorosi e pesanti. È importante certamente condividerli con degli amici, con delle persone fidate, ma può essere importante anche condividerli con uno specialista, con uno psicologo oppure all'interno di gruppi di persone che stanno già affrontando questo cammino, questo percorso. È importante informarsi bene sulla malattia affidandosi a un esperto. Quindi magari anche se all'inizio l'incredulità può portare a contattare tantissimi medici diversi per avere, come dire, la speranza che non sia veramente così, che non sia quella la diagnosi, è importante poi però affidarsi a un esperto, a qualcuno che funga un po' da guida per non, diciamo, disperdere le nostre energie e anche per avere chiaro quello che c'è da fare e non avere troppe informazioni divergenti che ci metterebbero solo ansia. È importante essere informati sulla malattia perché questo ci permette anche di guardare un po' più in là e di capire quelli che saranno i passi successivi da fare e a cosa andremo incontro. Informarsi quindi anche sulle diverse soluzioni e supporti possibili, facendo riferimento per esempio alle associazioni di persone affette da demenza e loro familiari, al medico appunto referente, ma anche ai servizi sociali del nostro comune e della nostra zona. E troviamo spazio per noi, proprio perché è fondamentale che il caregiver e i familiari preservino anche la propria salute, sia fisica ma anche psicologica, perché comunque dovranno affrontare delle significative fatiche e quindi è importante che rimangano saldi, che abbiano degli spazi per sé, perché solo in questo modo possono effettivamente riuscire a rimanere vicini alla persona affetta da demenza in un modo che sia più sereno possibile.
per arrivare a un'accettazione della malattia che non sia esclusivamente passiva, ma che possa anche permettere di mantenere un buon livello di affettività e di serenità all'interno del nucleo familiare. Spero di esservi stata d'aiuto e vi mando un caro saluto. A presto!